Il ramo italiano è fantastico. Oggi andiamo a vedere l'M36B1. Abbiamo la torretta del Jackson, lo scafo dell'M4. Siamo un cacciacarri che si trova subito dopo l'M43 e poco prima dell'M11 3A1, che è un lanciamissile anticarro a 8.0. È tutto fantastico. Tra l'altro, la colonna si va a concludere con un carro armato leggero cingolato. Rimaniamo sul cacciacarri che devo mostrarvi perché è inutile andare oltre. Abbiamo un cannone da 90 con munizioni a scelta, mi verrebbe a dire. Io utilizzo quelle di default, ma abbiamo veramente una vasta scelta. Abbiamo anche i proiettili perforanti con incapsulatura balistica, ma la cosa ancora più importante, abbiamo il proiettile anticarro ad alto esplosivo stabilizzato, qualora appunto fosse sbloccato. Una mitragliatrice da 12.7 sulla torretta, abbastanza standard. Tempo di ricarica 7.9 secondi con equipaggio e qualifica base. Senza qualifica sparerete in 8.6 secondi, quindi guadagniamo uno 0.7. 5 membri dell'equipaggio e una velocità massima di 41 km/h. Il carro armato sarà praticamente stock quando lo andremo a giocare. Lo giocheremo in accoppiata con il BF109F4. Essenzialmente, l'abbiamo visto anche durante la live, abbiamo in aggiunta i cannoni da 15, un cannone da 20 e due mitragliatrici da 7.92. Mi raccomando, ragazzi, se questi contenuti, come sempre, sono di vostro interesse, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento e condividete per aiutare, come sempre, il canale di Devi a crescere il più possibile. Obiettivo 17.000 iscritti. Via con la combo di oggi. Che è particolare, mi verrebbe da dire. Io lo vedo molto bene. Avessi un carro più veloce, ti avrei già accerchiato, fidati. Però con sto coso risulta un po' complicato. Bra, ti ho preso. Ti ho preso alla grande. Te l'ho studiata. Guarda, era passata. Ti ho preso, fra. Ti ho preso. Che poco da dire e da fare. No! No, questo. Il coso piccolino non l'avevo proprio visto dietro, sincero. Fra, ti vedo. L'hai sentita? Sì, ma sul bersaglio non vuol dire kill. Panterà operativo. Panterà operativo. Occhio che mi vengono da dietro pure, eh. Bra, io ti vedo. No, non vedevo a te, vedevo. Ce ne sta un altro. Siamo circondati, sì. Perché devo fare io queste cose? Che ho la retromarcia lenta. Fra, lancia il fumo se ce l'hai. Stai riparando? Dammi il gancio, dammi il gancio, dammi il gancio. Agganciati. Ok, no, comunque avevo intuito che era una riparazione da poco. Qua dietro sta.
Bravo, era distrutto era il Panther. C'è un altro Panther, ma quanti ce ne sono? C'è un Panther F a sinistra. Forse è quello iniziale che ho colpito. Lo so che mi frega, fra, lo so. Ma c'è sempre il Tiger H1 dietro, vero? Troppo tempo sono rimasto lì, troppo tempo. Troppo tempo. Avessi avuto un altro proiettile l'avrei fatti tutti e due con un colpo e un colpo. Che cos'è quello? È un puntino che si avvicina, su questo siamo d'accordo. Mi serve qualche carro poco corazzato, perché lo posso penetrare, lo voglio penetrare. C'è un aereo là però. Andiamo sull'aereo. Ti salva Davy. C'è da dire anche una cosa. Quando giocate l'aereo nelle realistiche, cioè, l'aereo, ok, deve sganciare eventualmente la bomba, ma può dare anche copertura aerea, eh. Cioè, non ci scordiamo di questa cosa qua, ecco, mi verrebbe da dire. Quanto puoi andare veloce? Ovvio. Sei pure fortunato, fra, perché ti avevo colpito. Devastante questo caccia per fare questa cosa, eh. Là c'è qualcosa che spara veloce, forse antiaerea. Certo, se dovete colpire l'antiaerea, dobbiamo anche dirci che dovete avere la sicurezza, appunto, che non vi stia guardando più di tanto. Brivido! Dobbiamo dirci anche questa cosa. Solita fortuna. Ne ho uno in coda, tra l'altro. Il motore soffre, ce ne freghiamo. Ne ho uno in coda. Levami quello che ho in coda. Levami quello che ho in coda. Levami quello che ho in coda. Non vuole proprio morire, eh? Però c'è anche l'antiera nemica. L'ho danneggiato, l'ho criticato più volte, ma proprio non vuole andare giù. Là c'è l'antiaerea. Si crea una partita nella partita, il che è molto divertente. L'ho danneggiato abbastanza, secondo me. Guarda, al netto di tutto, secondo me conviene tornare alla base. Perché comunque ripariamo l'aereo e andiamo anche a ricaricare colpi. La nostra parte penso che l'abbiamo fatta. Due caccia abbattuti,
Tre caccia abbattuti. L'ho detto che non potevo andare molto lontano perché aveva dei danni abbastanza importanti. Ora non so se gli ho preso il motore, ma poco ci manca. Buona così. È vero, l'atterraggio vi piace, quindi lo facciamo vedere. Allora, flap combattimento, un po' di mitragliatrici, carrello giù, flap atterraggio. Ecco qua. Perdiamo la velocità, mi raccomando. Leggero rollio, non mi veniva la parola. Ok. Tac. Atterraggio con i fiocchi. Flap alzati. La pista ci consente di fare un atterraggio in tranquillità. Le forze alleate hanno conquistato una zona. Basta frenare. Spegniamo il motore. Vediamo anche il pilota, quello che prova nell'atterrare. Perfetto. Atterraggio morbido. Il 335 può essere molto pericoloso da affrontare perché ha dei cannoni che ovviamente si fanno sentire, però siamo molto più maneggevoli, manovrabili, veloci noi. Possiamo fregarlo da quel punto di vista. Evitate di fare il frontale. Ora, dobbiamo capire un attimo dove si trovano. Lui sta là. Uno, ok. Dobbiamo fare attenzione anche all'antiera nemica. Eccolo che va in picchiata. Sicuramente vuole attaccare qualcuno con i cannoni. Eccolo là, eh sì. Vabbè, il Gaz 94KM, ragazzi, secondo me non si deve attaccare a prescindere. Ha l'immunità quell'unità. Poi si è andato a schiantare, vabbè. È una cattiveria assurda attaccare un Gaz. Non si fa. Devo capire dove sta l'antiera nemica. Quello non so se è leggero o meno. Possiamo rischiare qualcosa in questa fase della partita perché comunque sta per terminare, quindi sti gran cavoli. Nulla di concreto. Lo vedo, ma non c'è tempo. Non c'è tempo materiale, fra. No, è troppo corazzato e poi 190. Mi sono distratto e questi sono i risultati che mi viene da dietro e mi fa male. Comunque, al netto di tutto, abbiamo portato a casa sicuramente un po' di esperienza e un po' di crediti. Abbiamo fatto una partita effettivamente mista tra carro e aereo. Portiamo quindi soccorritore di carri per uno, doppio colpo, mira perfetta per due, salvatore di forze di terra. Il livello non conta. Serie attacchi furtivi per due e poi atterraggio morbido, che non è male. Ho capito che hai bisogno di rinforzi, fra, sono dall'altra parte. Ce ne abbiamo uno dietro, tra l'altro, occhio. Occhio che uno è dietro. Destra. Attenzione alla zona evidenziata. Bra. Troppo tardi, fra. Troppo tardi. Non lo vedo, destra. Dietro di me, non lo so. Ma dove cavolo mi attaccava? Oh, un colpo mi è arrivato, ma non ho capito da dove. Preso.
Continuo a non capire quel colpo. Vabbè. Secondo me qualcuno arriva da dietro, mo, eh. Fammi mettere qua. Vabbè. Era un po' complicato prenderlo questo, perché veramente... hanno preso, era il challenger. Allora, qua la situa mi sembra abbastanza tranquilla. Non può sapere che sono qua. Cioè, proprio non lo può sapere. Lo so, Fra, lo so, hai ragione, sono stato proprio cattivo a camperare così, e che ti devo dire? Sono un cacciacarri, capito? Devo cacciare i carri, e io ti ho cacciato. Che cacciatore sarei se mi facessi vedere? Andiamo insieme da questa parte, M18, fidati. Miseria. No. Ma che cavolo? Non lo penetro. Qualcuno che mi dia una mano. Non mi dà nessuno una mano, è pazzesca sta cosa. Aiutatemi. Aiutatemi. Distrutto? Ma come abbiamo fatto a sopravvivere? Posso pensare. Che fatica. L'M18 nel frattempo si è andato ad infiltrare sempre di più. Cioè, non è che mi ha dato una mano, no. Vabbè, ha preso una posizione molto buona. Su questo dobbiamo essere contenti. Penetrazione. La penetrazione che non ti aspetti. Ma sinceramente non me l'aspettavo sul 44 quella penetrazione. Ci siamo infiltrati dietro le linee nemiche. Il T-34 da dietro, davanti, da dove? Da dietro. Doveva arrivare, doveva arrivare. Ovvio. Ovvio. Però peccato, perché potevamo fare di più in quella circostanza. Forse gli alleati non ci hanno creduto più di tanto. Sono rimasti un po' indietro. M18 molto bravo. Velocità, cannone. C'ha tutto per fare quella cosa. Vabbè. Mi verrebbe a dire che noi abbiamo fatto la nostra parte. Adesso dobbiamo fare la parte della difesa aerea. Però siamo in 2 contro 1, perché uno è là e uno sta più in basso. Eccolo qua. Bra, lo so, 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 senza controllo. C'è uno che mi spara dietro, vero?
Bravo. E questa te l'ho chiusa io. Sei mio. Scontro interessante. Lo portiamo a casa. Prego, prego. Tutto calcolato, fra. Tranquillo. C'è nessuno? Sì, sta là però. Ok, ok, sì, stavo cercando proprio un'antiaerea. Però c'è un aereo là. La sirena dello Stuka. Cacciacarri quello? Sì. Bravo. Eccola. Abbiamo rischiato un po' qua. Lavoro di squadra era... era l'M4? No. No, se no sarebbe stata assistenza. Lo so, fra, ti vedo. L'ho fatto male. E però poi alla fine sì. Alla fine, se scherzi col fuoco, cosa succede? Ti bruci e mi sono bruciato. Questo BF-109F4 è davvero qualcosa di impressionante. Si è comportato benissimo durante la partita, anche appunto solo a dare copertura aerea. È il top, non fa niente che le unità a terra magari non vengono attaccate, però fate una cosa sicuramente utile alla squadra: copertura aerea. Per quanto riguarda il cacciacarri, sinceramente non mi aspettavo una potenza così disarmante del suo cannone da 90 con delle munizioni che non è che mi fanno entusiasmare più di tanto. Avrei preferito avere le M82, però ripeto, si sono comportate bene e nel complesso il cacciacarri risulta essere piacevole da giocare, forte ancora, di un livello non troppo tecnologico, quindi il tutto rimane vecchio stile. Vedi dove sta il nemico, quello non ti vede, è tutto fantastico, lo colpisci ed esplode. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! You don't know that I feel